La moda ai piedi del Duomo e stavolta non è un luogo comune. L'idea è di queste due ragazze fashion blogger di professione che dopo aver scattato le foto sul sagrato di Santa Maria del Fiore sono pronte a lanciarle via web, destinatari i loro abituali lettori. Il Duomo di Firenze è un classico, ci dice questa ragazza, e dal momento che il mio vestito ha un taglio geometrico, quale location migliore di questa per associare le cose? If you think of Florence, you think of the Duomo, so... Se si pensa a Firenze si pensa al Duomo e così abbiamo deciso di scattare qui le nostre foto, ci conferma la sua collega. Vengono da Amsterdam per partecipare alla quinta edizione di Firenze Forever, l'evento che raduna giovani blogger chiamati a raduno a Firenze da Luisa via Roma, tempio della moda nel cuore della città. Tema di quest'anno, i supereroi. Oh, con l'abito giusto possiamo diventare tutti supereroi. Infatti, se ci pensate, i supereroi sono persone normali, ma quando diventano eroi si vestono con la tuta speciale. Ed accanto a maschere e costumi si fanno largo anche i food blogger, cibo e moda assieme in una commissione particolare che valica l'immaginario del Made in Italy. Abbiamo coinvolto 5 ristoranti fiorentini, nei quali andremo a fare degli shooting di moda e di cibo insieme. Stravaganza e originalità, ma i fashion blogger sembrano avere le idee molto chiare. La mia idea di moda è essere a proprio agio con ciò che ti piace, qualsiasi cosa si indossi, senza pensare a cosa sia trendy o no. È tempo di Pitti Immagina a Firenze. In città la moda invade ogni spazio, persino le cucine dei ristoranti. Ma non c'è da stupirsi, è solo l'ultimo esperimento made in Luisa via Roma. La nota boutique fiorentina ha richiamato food blogger da tutta Italia e ha messo a loro disposizione le prossime collezioni autunno-inverno 2012-2013. In questo caso però i set fotografici sono stati allestiti tra i fornelli di 5 ristoranti fiorentini, da Latini a Camillo, passando per Borgo San Jacopo, Coco Lezzone e La Giostra. Davanti all'obiettivo le modelle e dietro i food blogger, appunto, penne sul web con il vizio della buona cucina. Cosa vuol dire essere un food blogger? Ah, dunque, in realtà io sono una fotografa e videomaker, quindi ho unito un po' le mie passioni facendo foto di food, video di food, ho messo insieme le cose e ho creato un mio blog, insomma. Il mio blog non è nello specifico di cucina, ma è un blog dedicato all'orto. È un blog dedicato all'orto da un punto di vista di uno stilista, perché io sono stilista, è semplicemente una visione fashion degli ortaggi e dell'orto. Fashion e orto di solito non si accostano così. Non è vero, basta guardare l'ultima collezione di Dolce & Gabbana, è completamente ispirata agli ortaggi. Una modella curvy è una modella che va d'Italia dalla 44 in su. Quindi la lista della spesa di una modella curvy qual è? Diciamo qualche snack, frutta, c'è tanta frutta, ormai viaggio con la frutta nella valigia. Ma facciamo un passo indietro ricordando la due giorni dei fashion blogger che hanno invaso la città, culminata in una spettacolare serata nel caveau del nuovo teatro dell'Opera. Very well in my town, very hot. I'm looking forward, I'm ready with my... looking forward for a nice evening in Florence. Fashion, supereroi, party con tanto di cena, performance e musiche fino a tardanotte. Desde el avión se ve.